Benvenuti sul calderone di Sara. Oggi faremo una pizza facilissima senza impasto. Con le dosi della ricetta possono uscirvi o due pizze un po' più spesse o tre pizze sottili. Per prima cosa prendiamo una ciotola, vi versiamo dentro la farina e aggiungiamo il sale. Dopodiché mescoliamo in modo che il sale si amalgami per bene alla farina. Procediamo quindi con l'aggiungere lo zucchero e il lievito di birra e allo stesso modo del sale mescoliamo per bene. Prendiamo quindi ora l'acqua e ne versiamo un po' nella ciotola e aggiungiamo l'olio. Battiamo leggermente e iniziamo a incorporare la farina. Dopodiché, man mano che impastiamo con la forchetta, continuiamo ad aggiungere l'acqua rimanente. Una volta finita l'acqua, impastiamo ancora per qualche istante e voilà, il nostro impasto sarà pronto. Quando l'impasto sarà pronto, lo avvolgiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare per circa 3-4 ore. Ed ecco come si presenterà una volta che sarà lievitato. Allora, a questo punto potete scegliere se dividere l'impasto in due o tre parti, in modo da ottenere o due pizze un pochino più spesse oppure due pizze più sottili. Io ho scelto di dividerlo in due parti. Ho preso quindi due teglie, le ho coperte di carta forno bagnata e strizzata e ho unto quest'ultima con un pochino d'olio. Dopodiché ho diviso l'impasto in due parti, l'ho unto leggermente di olio e ho iniziato a stenderlo nella teglia come potete vedere dal video. Poi ho ripetuto la stessa cosa per la seconda parte di impasto. A questo punto potete tranquillamente condire le pizze col condimento che preferite. Noi abbiamo scelto pomodoro, mozzarella e wurstel, poiché mio fidanzato adora i wurstel. E voilà, pronte per essere cotte. Come sempre vi do le due indicazioni di cottura. Cotture in forno elettrico o a gas andranno cotte in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Mentre per quanto riguarda invece la cottura con il rosticotto, io l'ho cotta in due volte, quindi una teglia per volta, e ho posizionato il rosticotto su un fornello di medie dimensioni, con lo spargifiamma con i piedini rivolti verso il basso, lo spargifiamma in ghisa posizionato su quest'ultimo e infine una griglietta per rialzare la teglia. La fiamma andrà bassa e fuori dal coperchio chiusi. La mia cottura è durata per circa 15-20 minuti, ma mi raccomando controllate sempre. Ed ecco come si presenteranno una volta sfornate. Io, per fare un effetto un po' più carino, ogni volta che le sforno le levo dalla teglia, levo la carta forno e le posiziono su un tagliere rotondo. Che dire, sono buonissime e facilissime da fare. Nel qual caso video vi fosse piaciuto, lasciate un pollicino in su per aiutare a me e il mio canale a crescere. Se vi va commentate e se volete iscrivetevi. Io vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!